Il mondo edile è in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi anni in cui si parla molto di efficientamento energetico, riduzione degli sprechi, funzionalità e risparmio sul nuovo, riqualificazione dell'esistente. Come si può costruire o ristrutturare coniugando queste caratteristiche e riducendo al minimo l'impatto ambientale? Per respirare l'aria di un mondo più green, ci siamo recati a Bolzano in occasione di Casa Clima, la fiera internazionale ricca di spunti e idee per case moderne e antisismiche, incentrata sul risanamento e l'efficienza energetica in edilizia. Ci siamo mossi tra pannelli radianti, pareti ventilate e nuovi materiali isolanti termici e acustici. Isolare un ambiente non significa non farlo traspirare e abbiamo così scoperto come è possibile trovare il giusto equilibrio tra isolamento e aerazione, grazie a ventilazioni meccaniche per il ricambio d'aria. Abbiamo poi approfondito anche il discorso dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli interni con soffitti radianti, facilmente realizzabili, oltre a rilevare il trasversale multifunzionale utilizzo del legno e i metodi di posa e manutenzione. Parole d'ordine? Zero sprechi. Vediamo come si può realizzare un consolidamento strutturale di un solaio in legno partendo dalla parte stradossale della sitoligneo. Quindi qui è consigliato posare una membrana che viene, è la prima fase di posa in opera, viene stesa, appoggiata e sovrapposta sulla sitoligneo. La membrana è traspirante, impermeabile e ha la funzione di proteggere il legno dall'umidità e dall'acqua del getto del calcestruzzo. Dopodiché si interviene con la posa dei connettori. Questi sono dei connettori certificati all'Università di Trieste che consentono di cucire, diciamo così, la nuova cappa collaborante con la struttura esistente. Una volta posati i connettori si passa alla posa del calcestruzzo. In questo caso, e in particolare sul calcestruzzo centro storico, è possibile prevedere la posa diretta della pavimentazione. Il calcestruzzo centro storico è un calcestruzzo leggero, pesa 1500 kg al metro cubo, ha un RCK di 28, fibrato antiritiro. Per chiudere il sistema costruttivo presentiamo il nuovo connettore perimetrale, costituito da un prismo di base, come potete vedere, che viene appoggiato sulla parte stradossale della sitoligneo, e un tirante o spinotto che viene collegato al muro perimetrale. Siamo di fronte a degli impianti meccanici di scambio d'aria. Ecco, intanto, quando si utilizzano? Oggi, quando si cambiano gli infissi, vengono fatti i cappotti, ho sempre il problema che va a mancare adesso il ricambio dell'aria, sia sul vecchio ristrutturato, ma anche sulla casa nuova. Io ho volutamente ho un involucro tamponato, però questo involucro tamponato dal punto di vista energetico è il migliore che io possa fare per quanto riguarda le perdite energetiche. Però cosa succede adesso? Va a mancare questo ricambio d'aria, ho troppa condensa all'interno delle case che adesso con una macchina di ventilazione di questo tipo vengono smaltite. La macchina di ventilazione è composta da uno scambiatore di calore interno, due cartucce filtranti che vanno a filtrare sia l'aria in emissione ma anche l'aria d'estrazione, perché anche internamente ho dei polveri in casa. Poi ho due ventilatori a corrente continua a basso consumo di energia, molto silenziosi, che viaggiano nei mesi invernali anche 24 ore su 24. E questa è la sezione dell'unità di ventilazione, questo è il corpo integrato in parete. Queste sono le due tubazioni, che praticamente questa è emissione e questa è estrazione aria, e qui abbiamo la copertura di facciata. Copertura di facciata attraverso la quale può essere smaltito un eventuale eccesso di umidità anche in forma di condensa, perché abbiamo lo sgocciolatoio che praticamente me la distanzia dal cappotto esterno per non inzuppare o per non bagnare la parete esterna. Tutti quindi possono mettere in casa questo apparecchio? Tutti possono mettere in casa questo apparecchio. Una macchina di questo tipo può soccorrere o alimentare appartamenti fino a una taglia di 70 metri quadri di superficie calpestabile. Io posso montarle con la placca esterna, lì la macchina sporge ancora di 66 mm dalla parete, però posso andare anche ad un installaggio con un incasso totale. Praticamente lì ho un'intelaiatura un po' più profonda e praticamente riesco ad inserire la macchina completamente nella mia parete.
un sistema di ventilazione fatto in un modo particolare. Si tratta di una finestra chiamata monoblocco, un blocco in materiale termoisolante che risolve molto bene alcuni dei problemi tipici negli edifici moderni, nuovi, per il risparmio energetico e anche in quelli esistenti, in alcuni casi, quando si deve appunto completare un capotto con la parte difficile, problematica, attorno al bancale, attorno al cassonetto per la volgibile, le spallette di una finestra e così via. Questo sistema permette di montare quindi il telaio di una finestra, evitando tutti questi problemi in un pezzo unico, e in più garantisce una di quelle cose che negli ultimi anni sono diventate problematiche, il famoso ricambio d'aria, che tradotto significa abbassare il livello di umidità all'interno dell'edificio e quindi evitare molto spesso poi la muffa. Come nasce l'idea dell'argilla espansa utilizzata come materiale? L'argilla espansa è un prodotto danese e l'idea è quella di utilizzare questo inerte naturale, cuocerlo ad alta temperatura, farlo espandere e ricavando appunto questa pallina leggera, resistente, costituita da una parte esterna, da una scorza esterna molto resistente, la parte interna è clinkerizzata cellulare. Consente di isolare dal punto di vista termico, dal punto di vista acustico, l'inerte è incombustibile, quindi classe 0 incombustibile, e quindi trova vari ambiti applicativi e varie possibilità di utilizzo. In questo caso in particolare vediamo una muratura ad alta efficienza energetica con ottimi valori di isolamento termoacustico, costituita da una parte in muratura, quindi nella parte interna abbiamo una parte in muratura che poi è solidarizzata a un pannello isolante di polistirene graffitato e la parte esterna è una tavella protettiva dell'isolazione. Poi abbiamo anche dei sistemi antincendio in basso spessore, qua presentiamo un blocco tramezza a incastro sui quattro lati per realizzare divisorie interne all'involucro edilizio. Allora, parliamo di questi pannelli isolanti, quindi utilizzabili nel tetti e nelle pareti. Intanto partiamo da questa panoramica relativa a un tetto. Le caratteristiche principali di questo tipo di isolante sono di isolare chiaramente al freddo, lo diamo per scontato, ma anche al calore estivo, cioè evita la penetrazione dell'energia, dell'irraggiamento solare e protegge l'involucro dal calore estivo. È prodotto dagli scarti di segheria, chiaramente il legno massello dei tronchi viene utilizzato per mobili, per travi. Noi acquistiamo l'esterno, cioè il taglio esterno fatto da corteccia e parte di legno, viene cippato, reso fibra da uno sfibratore. E poi viene, in funzione dello spessore, della dimensione del pannello e tipologia, eventualmente additivato per renderlo intonacabile, sempre con lattice, quasi tutti ingredienti naturali, poi viene cotto con una percentuale minima di collante del 3%, collante bianco tipo Vinavil, per poter stare insieme e si possono fare spessori dai 2 cm fino anche ai 30. Io non trascurerei un fattore importantissimo di queste applicazioni, la traspirabilità, la capacità degli isolanti di respirare, perciò mantenere in una casa esistente o in una casa nuova un equilibrio termigrometrico fondamentale, e perciò se un muro di mattone ha una certa permeabilità la mantiene, cioè eventuali risalite di umidità o muri bagnati possono asciugare grazie alla traspirabilità totale dei pacchetti. Questo vale per l'intonaca calce in verticale sia per le guaine, chiamiamole guaine, che sono manti traspiranti impermeabili sulle falde in orizzontale. La barriera al vapore è uno strato, un materiale che impedisce quasi completamente o totalmente il passaggio del vapore acqueo, quindi la traspirabilità di una parete o di un tetto è nulla. Mentre il freno al vapore è un materiale che ha una doppia funzione, è impermeabile all'acqua e in modo particolare all'acqua piovana e allo stesso tempo però è traspirabile per quanto riguarda il vapore.
Dunque, il cappotto è applicabile sia su case esistenti, muratura, su case nuove, ma anche su, anzi molto molto indicato, su strutture in legno. Si può posare in monospessore o in più spessori, questa è una scelta del tecnico e di cantiere, e non si fa altro che incollare tutta la superficie con la malta calce, tassellare secondo i punti del manuale e poi si fa una rasatura a spessore sempre con la stessa malta utilizzata per l'incollaggio, calce naturale, rete che viene annegata e una seconda mano di copertura. In questo caso vedete un primer, un intonachino neutro e una tinta scelta ai silicati che è molto resistente nel tempo, sempre traspirante. Qual è la novità di questo tipo di cappotto? Allora, Spider Cappotto è stato concepito per superare i limiti che il cappotto tradizionale ha, che sono soprattutto quali? La meccanica, la resistenza al fuoco e la velocità di esecuzione. È un sistema cappotto che può essere messo in opera direttamente dall'impresa edile, quindi non più dallo specialista di sistemi cappotto. Per quale motivo? Se vedete, abbiamo una lastra in polistirene espanso sintetizzato, quindi comunque materiale dal punto di vista termoisolante molto molto importante, preaccoppiata con una rete che ha lo scopo di imbrigliare l'intonaco nei momenti di applicazione. Il tassello va ad essere un tassello a taglio termico, quindi riduce l'impatto che il fissaggio meccanico potrebbe avere nei confronti della lastra e mi va a distribuire il carico, perché tutto quello che poi è lo strato di intonaco gravita fisicamente sulla rete che è tassellata. Vantaggio soprattutto è lo sfasamento termico, perché creiamo uno spessore importante, l'acustica perché miglioriamo di circa 6-7 decibel l'abbattimento rispetto a un cappotto tradizionale, e poi il fuoco. Il fuoco per quale motivo? I sistemi cappotto tradizionale oggi hanno un grosso problema, hanno una rasatura davanti 5-7 mm che non è sufficiente a fronteggiare nel caso di incendio l'azione delle fiamme, soprattutto perché nel momento in cui il vigile del fuoco si approccia alla parete con l'idrante va a azionare una forza sul cappotto che fa sì che il rivestimento scenda addosso allo stesso soccorritore. Spider Cappotto invece, rimanendo completamente bloccato alla parete, fa sì che anche nel caso di pareti ventilate il cavedio sia protetto in classe BS1 di 0, quindi la classe migliore per quanto riguarda il comportamento al fuoco, quindi adattabilità massima. In generale i soffitti radianti hanno vantaggi a lungo termine come risparmio energetico, perché ho sempre tutta la superficie radiante che con un pavimento radiante non ho, perché lo copro normalmente con mobili e quant'altro. In generale questi sistemi sono ottimi anche da combinare con pompe di calore, dove con una macchina riesco una volta anche sia a riscaldare ma anche a raffrescare. Quali sono i materiali utilizzati per questo pannello? Questo è un profilo che è disponibile in due versioni. Una volta è una lamiera in acciaio da spessore 0,6 o una lamiera in alluminio da 0,8. Dipende un po' dalle esigenze di potenza cosa viene poi proposto per il singolo cantiere. Anche con tipo di placcaggio posso prendere un cartongesso normale, un cartongesso forato, un cartongesso additivato con la grafite, che anche quello ha delle capacità diciamo di trasmissione termica maggiorata rispetto a un cartongesso normale, fibrogesso, comunque tutti materiali che conducono bene il calore o il freddo. Diciamo. Questo sistema di per sé non necessita per niente di manutenzione, perché è un tubo multistrato con l'anima in alluminio. Una volta installato quello dovrebbe stare lì anche per 50 anni senza, se non ha un problema all'inizio con una perdita, non dovrebbe più averlo negli anni. Ovviamente una cosa è da tenere conto: se all'indomani vorrei appendere qualcosa al soffitto, devo ovviamente tenere conto che dietro ho la possibilità di bucare un tubo, dove ovviamente diventa un problema perché ho un tubo diciamo bucato. Ecco. Comunque in quel caso andrebbe cambiato tutto o soltanto un pezzo? No, diciamo? Sì, casomai ci sono dei giunti che poi va solo sostituito un pezzo, non bisogna cambiare tutto. È in partenza presso IPLE il corso General English, rivolto principalmente a imprenditori, tecnici e amministrativi che hanno intenzione di intraprendere relazioni internazionali di lavoro. Per informazioni potete contattare la segreteria organizzativa dell'Istituto Edile. Per l'area sicurezza, l'IPLE organizza lunedì 12 febbraio 2018 il corso di aggiornamento per addetti a montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi preposti alla sorveglianza.
Martedì 13 febbraio sarà la volta della formazione e sicurezza dei lavoratori del settore costruzioni, rischio alto. Per informazioni sui corsi, seminari, l'offerta formativa e i progetti a cura di Iple si può consultare il sito www.edili.com.